Innanzitutto per esprimere il mio apprezzamento per l'attività che si fa in questo reparto, che è un reparto di assoluta eccellenza, che deve essere ancora meglio conosciuto dai nostri concittadini, che a volte vanno in giro per l'Italia non sapendo neanche che abbiamo qui una struttura assolutamente affidabile di grande qualità. E poi sono qui oltre che per ringraziare ovviamente del loro lavoro, medici, infermieri, personale amministrativo, anche per prendere decisioni. Noi dobbiamo completare questo polo oncologico anche con le attrezzature tecnico-scientifiche necessarie. Dobbiamo completare l'attività per la radioterapia, non possiamo avere persone che devono poi andare ad Agropoli e fare 2 ore di macchina per andare a godere di questo servizio. Quindi dobbiamo fare davvero il polo oncologico di Pagani una struttura di assoluta eccellenza, completa. Stiamo valutando con i responsabili dell'ASL i tempi necessari per completare le attrezzature scientifiche. Bisogna fare una gara per strutturare la piattaforma sulla quale poggiare questi macchinari e poi dobbiamo acquistarli tramite Consip. Credo che per la prossima settimana faremo un cronoprogramma, saremo in grado di avere dei tempi nei quali risolviamo il problema. Sono molto fiducioso, devo dire, perché ho trovato personale qualificato, personale motivato, che è la cosa fondamentale, gente entusiasta, e sono convinto che faremo un lavoro eccellente.